che te c'hai un legame con il caffè e con la cioccolata e che offrirai della cioccolata speciale all'Accademia dei Musici. Allora, mi spieghi un po' che cosa succede sabato 8 aprile. Sì, allora io ho un negozio di caffè che sarebbe l'Arte del Caffè, sta in Piazza Garibaldi, e sabato 8 aprile farò una degustazione di caffè insieme al cioccolato qui all'Accademia dei Musici per l'evento della Pasqua. Ma è un caffè speciale? Che cosa c'ha? Sì, è un caffè artigianale tostato a legna, come si faceva in antichità, con una ditta che ha lasciato perdere tutto il processo industriale per ridedicarsi esclusivamente alla tradizione e all'artigianato, insomma. Il risultato è un caffè che ha come sapore? Il risultato è un caffè molto aromatico, particolare, e poi ogni miscela c'ha un legno diverso, quindi ogni miscela c'ha un aroma particolare, come le cose, tutte le cose cotte a legna, diciamo, ha quel sapore, diciamo, più caratteristico. E l'abbinamento col cioccolato come l'hai concepito? L'abbinamento col cioccolato è come si faceva nelle house coffee di una volta, dove andavano di pari passo, diciamo, sia caffè che cioccolato, e si facevano i vari abbinamenti. Infatti esistono molte ricette tra caffè e cioccolato. Una domanda, ma non sa un po' di afrodisiaco? Sì, infatti, guarda caso, c'è una miscela che si chiama proprio afrodisiaco tra quelle che vendo, e infatti il 100% arabica, forse per questo motivo hanno deciso di chiamarlo in questo modo, afrodisiaco. Il cioccolato afrodisiaco, sì. E dunque è un weekend, un fine settimana un po' peccaminoso, allora. Speriamo.